Hugh Grant, l'attore principe delle commedie romantiche come Quattro matrimoni e un funerale, si è sposato per la prima volta, secondo quanto riportato dai media britannici venerdì 25 maggio. Grant, 57 anni, ha sposato la produttrice televisiva svedese Anna Eberstein, 39 anni, durante una cerimonia civile di basso profilo nel quartiere londinese di Chelsea. Grant indossava un completo blu scuro, mentre Eberstein indossava una camicia blu e una minigonna bianca e indossava una semplice fede nuziale d'oro. Chi è Anna Eberstein? La signora Grant Anna Eberstein è certo una nuova conoscenza di Grant, anzi è la madre dei tre figli più piccoli di Grant. La star di Love, attuali ha altri due figli con l'ex partner Ting Lanong. Grant, uno degli attori comici più famosi della Gran Bretagna, è anche famoso per la sua stessa riluttanza a sposarsi. Si separò nel 2000 con la sua fidanzata attrice Elizabeth Hurley dopo 13 anni insieme. Non sono un vero credente nel matrimonio, ha detto alla rivista People nel 2015. Ho visto pochissimi buoni esempi, forse 5, nella mia vita, ma penso che diversamente sia una ricetta per la reciproca miseria. Hugh Grant, i film più belli dell'attore britannico, In Maurice, 1987, con James Gilvin, Luna di fiele di Roman Polanski con Christine Scott Thomas con Julianne Moore, in Nine Months, nella straordinaria interpretazione di Chloe Douglas, regia di Andy e Lana Wachowski e Tom Tickberg, 2012. Tra i sei personaggi interpretati da Hugh Grant, in questa foto è il capo dei Conine About a Bottle, 2002, girato dai fratelli Paul e Chris Bates con il giovane Nicholas Hoult. Il film è tratto dal bestseller omonimo di Nick Hornby. Nel film corale Love Actually, 2003, interpreta un innamorato primo ministro inglese successo di pubblico per il diario di Bridget Jones, interpretato anche da Colin Firth e Renée Zellweger e basato sul romanzo omonimo di Elaine Fielding. Il film ha avuto anche un sequel, anche questo interpretato da Hugh Grant in Ragione e Sentimento, 1995, con Emma Thompson nel film di Ang Lee e con Sarah Jessica Parker nel film Che fine hanno fatto i Morgan, regia di Mark Lavranche, 2009, chiusa parentesi tonda in Sirene, 1995, chiusa parentesi tonda altro grande successo per Hugh Grant. Notting Hill di Roger Michell, 1999, interpretato dalla splendida Julia Roberts in Quattro matrimoni e un funerale, regia di Mike Nivelle, 1994, insieme alla coprotagonista Andie MacDowell, Hugh Grant raggiunge la notorietà internazionale di